Tra una folla di fedeli e turisti, la Real Maestranza, accompagnata lungo la processione dal rullo dei tamburi e dalla banda musicale, anche quest'anno è tornata a coinvolgere la città alla riscoperta della passione vissuta da Gesù. Una processione molto sentita dai nisseni, che sono accorsi numerosi in centro storico per assistere alla processione, sin dai primi momenti, ovvero dall'arrivo del capitano della Real Maestranza, che, scortato dai rappresentanti delle corporazioni con banda a seguito e in abito nero, è giunto davanti a Palazzo del Carmine per la consegna delle chiavi. Il corteo dunque ha proseguito il suo percorso alla volta dell'ex Collegio dei Gesuiti, oggi Biblioteca Scarabelli, ove il capitano ha ricevuto il crocifisso velato di nero, un momento carico di misticismo ed emozioni che simboleggia la presa in carico dei peccati della città da parte del capitano. Ha un'importanza straordinaria perché c'è la consegna del crocifisso. Il verbo consegnare è tipico di un verbo biblico che indica la donazione totale che Gesù ha avuto nei confronti del Padre. E allora al capitano viene consegnata prima la chiave del comune, poi da un sacerdote delegato dal vescovo viene consegnato il crocifisso per dire che lui è rappresentativo appunto anche di tutta la popolazione, di tutte le persone della città e quindi ha questo incarico straordinario. Tra l'altro la processione del crocifisso non è un amuleto oppure un qualcosa di estraneo. Il crocifisso indica questa donazione, per cui guardare il crocifisso da parte del capitano, ma anche da parte delle persone, indica cogliere questo messaggio straordinario che viene dato. Il corteo con le bandiere abbrunate chinate verso terra, con i ceri adorni di nastri neri e il rullo dei tamburi a segnare il passo, si è così diretto verso la cattedrale. Qui il capitano, ricevuto il perdono e annunciata la liberazione dell'uomo del peccato, è stato aiutato dalla moglie Loredana e dalla nuora Alessandra a togliere i segni del lutto. Svelato il crocifisso, cambiati i cravattini e i guanti dei componenti delle categorie, sciolte le bandiere e tolti tutti i nastri neri, la maestranza ha così scortato il Santissimo Sacramento per annunciare l'arrivo della Pasqua.